Che si fa oggi? Una challenge che mi farà rimpiangere il fatto di essere nato. Signori, buongiorno e bentornati dal signor De Santo. Intanto che non ti ritengo una challenge, non mi ricordo nemmeno quanto tempo. Siamo qui perché oggi lo Santos è diventato un posto brutto. Non che prima fosse meraviglioso, ma oggi un pochino di più. Questo che avremo una visuale del genere. Avremo Tony, avremo all'incirca 3 o 4 rotture di maroni che cercheranno di ostacolare il nostro percorso. Partiremo dalla zona dell'aeroporto e dovrò arrivare precisamente qua in fondo. E ogni 2 chilometri avrò un checkpoint. Detto ciò, mi raccomando, un bel pollicione in su per... Aspetta, dato che mi chiamo la polizia line, almeno l'intro me la fate fare normale. No. Ok, allora, signor De Santa, vada. I problemi che posso avere sono innumerevoli. Benissimo, se io sto perdendo la polizia in un mondo dove... Facciamo che non parliamo, perché lo Ziosi ci ascolta. Se la vinco alla prima... No, taci. Poi perché non perdo le stelle? Ma chi le ha messe? Non c'erano nella sfida le stelle di polizia? Ah sì, c'è anche il fatto che c'è Magicabula che ci mettano... C'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa che non mi torna. Perché ho sempre 2 stelle di polizia? Allora, io potrò usare anche il paracadute. Quindi diciamo che una delle mie tante fortune è anche quella. Dalla mappa mi odia qualcuno, forse. Non lo so, è probabile. Vai avanti, Michael. Mi serve una Tony ASAP. Non mi va bene anche col paracadute. Cioè, quella è la cosa più tranquilla e divertente che tu possa avere. Vai avanti, prendi dei metri. Non ci metti 40 anni. Quanto è bello, Michael, così. Cioè, io sto... Mi ero dimenticato di dirvi che c'è anche il buco nero. È lei. È lei. Benissimo, sono l'uomo altalena. Qui sale sempre fuori il problema, perché io ho detto, vabbè, col paracadute è tutto tranquillo, 2 stelle di... Devo stare calmo. Posso sapere chi mi sta fucilando? Ha una minigun! Io non l'avevo pensata così. Non doveva andare così questa sfida. Corri, Michael! Ciao, Basta, Tonia! Era esattamente il treno che stavo aspettando. Sì, però, zio, adesso no con calma, perché Michael ce l'hai 90. Ti metti a posto, Michael, grazie mille. Cerchiamo di vivercela... Tonia, io ti odio. Che imbecille com'è. Nemmeno parte. Cerchiamo di mantenere la calma, perché se ci agitiamo la perdiamo. Mentre sono challenge che sono più di testa che di skill, anche perché va letteralmente a culo. Benissimo così. Finché abbiamo il paracadute, la fortuna ci sorride. Io lo so che mi becca un razzo in volo. Io non voglio dirlo, perché non voglio dirlo, però lo so che mi succederà una roba del genere. Oddio, cosa sta succedendo? No, non c'è il buco nero, vero? No, non ho capito nulla. Però va bene così. Questa è l'isola, quello è Alamo Sea. Quindi noi così dovremmo riuscire ad arrivare. Signori, ma la challenge più easy è facile del mondo. No, perché chiaramente mi arriverà un buco nero adesso. O Tonia o il buco nero. Non ci lascia tranquillo così. È impossibile. È letteralmente impossibile. Ma è talmente ovvio. È talmente ovvio che neanche tanto ci stai a incazzarti. Tonia, ti devi girare che scoppi così. Benissimo, poteva andare anche molto peggio. Tonia, sei il miglior shuttle che abbia mai avuto il piacere di guidare. Vattene via! Signori, è ancora mia amica Tonia o no? Sì, no, non lo è più. Siamo già in quel momento in cui Tonia diventa una rottura di palle. Quello che poteva essere il nostro passaggio o il modo per arrivare letteralmente al 2.0 si è già rivelata un... Perché adesso lei ci porta indietro. Perché lei è un punto dove va sempre, che è in pratica a metà strada. È la zona del rimorchio. Quindi finché siamo lì, partiamo dal codo, ce la prendiamo a favore. Ma una volta arrivati qua, lo Ziosis è infuriato. Perché mi prenderò un razzo proprio in questo istante? Perché mi prenderò un razzo proprio nel cervello in questo preciso momento? Benissimo. Va benissimo così. Zio, mi raccomando, qui facciamo la vittoria più veloce, più semplice, più bella del mondo. Ma hai avuto così tanta fortuna nemmeno nei miei test. E questa cosa mi sta letteralmente mandando in... come si dice? Sono contento. Paracadute. Molto gentile, adesso se ne vada via. Calmiamoci. Mi odiano tutti, ma non sono armati. Quindi 2.6 a 2. Signori, abbiamo il checkpoint. Preparate una bottiglia, ma con calma, perché ogni volta che dico preparate la bottiglia succede una disgrazia. Non sembra questo il caso. Cioè, a meno che non mi vada a combare il volo sempre con il buco nero, che è la cosa che più mi spaventa. Il buco nero è terrificante, anche perché potrebbe farmi crashare il gioco. Speriamo di no. Oggi non voglio fare un crash counter come con GTA 4. Molto bene, mi molli, signor De Santa? C'è qualcuno che mi spara. Adesso più nessuno. Molto bene. Vai giù, Tonia. Sei in so... No! Tonia! Poteva andare molto peggio, eh? Una Tonia ci ha salvato. Stava per tirarci sotto. Quella era la morte. Ok, potevo restare in macchina volendo. Non me l'aspettavo così di cattiveria sprintata verso il 2.3. Manca pochissimo. Teoricamente 1.9 dovrebbe essere, che è quello che devo raggiungere, dovrebbe essere l'ospedale. Circa più o meno il percorso era quello. No, no, Tonia, avanti. Devo leggere 1.9 perché avevo fatto un altro giro nei miei test. Qua me l'ha fatto fare un'altra ancora, ma va bene lo stesso, non è un problema. Ora, se lo zio non ci colpisce, sblocchiamo intanto come checkpoint. Non ci credo. Abbiamo visto che è strafattibile comunque. Abbiamo avuto molta sfortuna, ma adesso recuperiamo subito con il grande paracadute che ci porterà esattamente... Siamo stati sfigati, eh? Perché se avessi avuto quei 2 paracaduti normali sarei arrivato senza problemi. Ma la cosa più brutta, fidatevi di me, è il buco nero. Vai, strangolati, ucciditi. Vabbè, andiamo. Ci guida lei.
stai facendo con il gancino? Pagliaccia che non sei altro. Aspetta un attimo. C'è un altro carro attrezzi che c'ha. Ma molla, mi rincoglionita. Ok, siamo liberi. Dai, ma io la più scema mi devo prendere. Michael, ti puoi staccare da questo coso. Chill. Finché va avanti così, siamo tranquilli. Poi va un sacco veloce. Io non me la ricordavo così sprintosa. Regina della strada. Guida in modo cristiano, però. Meno male arriviamo a 2.8, secondo me. Ci rilassiamo un po' dopo tante bestemmie. Abbiamo lei che fa tutto il lavoro. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Manteniamo la calma. O mi dai il volo o una tonia subito. Perché va sempre così. Tutte le challenge, tu cominci, ti fai tranquillamente le prime due run perfette e poi viene fuori il marcio. Ok, va bene. Io tra l'altro non mi sono levato gli sbirri, cosa che volevo appunto fare. Non le più adesso. Quindi non so il problema là dell'aeroporto. Hanno dei problemi. No, 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 no. Scendi, c'è il buco nero. L'ho già vissuta questa cosa. L'ho già vissuta. Stai zitto. Grazie Tonia, vai. Vai avanti, rincoglionita. Sei inutile. Ah, mi vuole picchiare. Quindi a posto così. Io come le perdo 2 stelle? È impossibile. Ecco come le perdiamo. Perché loro sono dei clown. Guardano come i cerbiatti o come i cervi. Loro non guardano sopra, guardano solo a destra e a sinistra. Siamo perfetti. Loro lampeggiano. Michael si prende il paracadute. E per fortuna che Tonia dovrebbe essere anche la parte forte di questa challenge, che è quella che ti dà più una mano. Tonia. Cioè dovrebbe essere Tonia quella che ti aiuta. Non... Vedo un po' di fracasso, un po' di frastuono. Sì, ma che cazzo sono le frecce tricolore? Ma guarda, finché non mi cade nulla sulla testa, non ci sono problemi. La roba tipo, ok, perché io me l'aspetto una roba del genere. Tonia, Tonia, la miglior donna di GTA 5. Perché i pompieri mi inseguono e mi smitragliano? Qua mi conviene scendere. Tonia, prendi il volo. È stato bellissimo passare con te questi momenti indimenticabili. Benissimo, io c'ho completamente l'arsenale di Osama Bin Laden. Il punto è che non le posso usare. O meglio, le posso usare. Ma perché dovrei sparare il poliziotto per avere 3 stelle? Chiaramente no. Benissimo, perché lì c'è una macchina della polizia. Ma Tonia, la chiamavano Matteo Messina Denaro. Non si farà mai sgamare dalla polizia. Sì, ma sei veramente rincoglionita tu. Dai, ritardata, vai di là. Dio, Madonna Cristiana. Michael ha preso il volo. E qui, preparate la bottiglia. Lasciatela sempre così com'è, ma prendetela. Michael, è giunto il tuo momento. 3.3, mi conviene approfittare un po' del paracadute. Puoi scendere, altrimenti mi arriva il buco nero. Ormai la conosco. No, no, zio. Zio, oh, mi sta seguendo. Mi sta seguendo sto bastardo. Zio, calmo. Ya, no, aia. Zio, scherzavo. C'ho degli amiconi qui. Avevo gli amici del basket. Perché? Ora ritorno un triste Michael De Santa, solo con un cane, con mia moglie e i miei 2 disgraziati figli. Tonia, piano, rallenta che m'ammazzo, fermati. E vabbè, questa se no mi porta in Congo. Alzati e cammina. 2.7, secondo miglior risultato. Tonia, se vai avanti mi sa che ci capiamo. Ma Tonia ha dei problemi con la guida. Ok, grazie. Ma perché parte sempre dopo avermi scaricato? Perché sei così stupida? Voglio ammazzarmi in questo momento. Devo stare calmo. Devo cercare di mantenere la calma perché non mi sta andando niente per il verso giusto. Quando il volo non ho il paracadute perché mi arriva Tonia. Questo è il ritente, ma sarai più fortunato. 2.6, ci serve quell'ospedale. Quindi io devo andare più verso la zona di destra. Così lo prendo come checkpoint e siamo perfetti. Mi aspetto il buco nero. No, no, lo ziosi. Zio, tu sei strabico, vero? Non so se mi conviene andare per terra. Secondo me sì. Perfetto. No, Tonia attira i razzi. Da sapete è una mezza valdracca, quindi li attira in tutti i sensi. Non pensavo di essere così forte oggi, ma abbiamo 2.2 lì in fondo. Diventa la sfida più veloce mai vinta prima d'ora. Cioè, se mi dai il buco nero, sei un figlio di Androcchia. Prendi velocità. Scendi, vai piano, vai giù. Benissimo. 2, vai a 1.9. Entra qua dentro, signori, e si sciabola il primo checkpoint. 1.9, primo checkpoint toccato. E ora è il momento del secondo. Però c'è Tonia, attenzione, perché lei dovrebbe diventare il nostro grande nemico. Però, essendo contromano, deve cercare un cavalcavia per uscire. Quindi lei fa esattamente la strada che avrei dovuto fare io. E manca 1.7. Diciamo che il primo checkpoint da superare è abbastanza una stronzata. E il secondo che è brutto, perché siamo in collina e non c'è letteralmente nulla. Quindi, se dovessero più avere dei razzi o delle robe del genere, sarebbe un disastro. O se spawna Tonia, io cado direttamente di sotto. Le ho già vissute queste cose, non è per nulla divertente. Tutto va esattamente come deve andare. Tonia, sei la peggior persona che abbia mai visto al volante. Peggio anche del signor Clinton. E guarda che ce ne vuole. Vai di qua. Calmi. No, no, no. Ho cercato il contatto. Dov'è il mio rosso? A parte la vita. Benissimo, Michael, non ti accoppiare con i pali. Secondo check. Cioè, io penso di essere il primo a morire perché vado a sbattere a quei 2 boiler appesi sul coso della luce. Dai, c'è un buco enorme, Michael. 2 stelle. Ah, beh, c'è la caserma. No, perché mi sono preso 2 stelle? Adesso voglio sapere dove mi sono preso 2 stelle. Dov'è la polizia? Che non ce l'ho nel mio radar. Mi dà 2 stelle letteralmente a caso. Quella è la nostra collina. La scritta Vinewood. Ok, in italiano vuol dire Michael sta per vincere questa challenge babbiona. Signori, la bottiglia che ormai avete preso, tenetela buona. Non sciabolate ancora perché ci aspetta la vetta. Tra l'altro, mi arrivano sempre a 1 centimetro di distanza. Non so se sono fatti apposta per uccidermi unicamente con la deflagrazione e non con il razzo. 1.4. Non so cosa stia succedendo. Però sembra... No!
il buco nero. Molto gentile. 1.9, abbiamo fatto molto di peggio, da 4.7 a 1.9, con una velocità clamorosa. Quindi, ah, ovviamente anche questa è una di quelle challenge che fai e poi non vedi mai più per il resto della tua vita. Anche per quello ci terrei un po' a vincerla. Non ho nessuno a spararmi. Grazie. Vi stavo pensando prima, ero lì che dicevo, ma perché non mi hanno ancora dato le guardie? Sono un po' triste, un po' sad. Ma perché non mi viene a trovare nessuno? Ora sto bene, ora sto veramente meglio. Grazie. Magno, dove sei quando sei? Anzi no, dov'è il volo? Ho anche un buco nero. Penso con queste challenge di poter fare una raccolta delle morti più cretine. Ciao ragazzo appeso. Tonia, la donna che tutti vorremmo. Vai avanti. No, 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 dritta. Di là. Bravissimo ragazzo con il... Mi puoi portare avanti altra Tonia, che tu magari sei più intelligente. No, vuole picchiarmi anche lei. Allora, record intanto a 1.4. Qui vittoria. Letteralmente una combo di cose. Wow. Prenditelo, benissimo. Grazie mille. Michael, ho voglia di mangiarmi la naftalina al posto dei cereali nel latte, ti prego. Io scherzavo. Bene, allora, abbiamo fatto i clown. Si fanno ogni tanto, così, per rendere tutto un po' più divertente. Adesso però ci siamo un po' stancati. Facciamo le persone serie. Abbiamo visto che se facciamo le persone serie la vinciamo subito questa sfida. Veloce così. Che è sto disastro qua sopra? Michael, metti via la roba. Ogni due secondi gli cavo un'arma, c'è un estintore. Glielo cavo, c'è un idrante. Tonia, non farti più vedere. Vai via. Posso vincere solo col paracadute. Cioè, a piedi non vinco mai. Lo dico, anche se non porta fortuna. Lo dico. Questo lo perdiamo a una distanza irrisoria dall'arrivo. Ma di nulla lo perdiamo. Mentre il prossimo, la vittoria più bella è golosa mai vista. 2 stelle. Grazie. Siamo fuori comunque dalla loro portata. Qui ora abbiamo fatto girare un po' tutte le varie cose. Quindi il tempo per avere un altro volo e un altro paracadute ce l'abbiamo. 900. Sì, ma io non ho nessun effetto del fuoco. No, 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 Tonia, vai via. Mollami. Dov'è? Non c'è. Prendiamo il volo. Tonia, io ti odio. Vai. Ma che è successo? Michael, io sto per avere una crisi nervosa. Perché? Vai così, Michael. Ma basta. La devo fare d'astuzia. Io devo trovare un posto per camperarmela. Dio santo, Tonia, sgozzati. Devo trovare un posto per camperarmela. Io vado tipo lì sotto. Però poi il volo, se ce l'ho, sono fottuto perché si incastra. Devo trovare un modo per fottere questo sistema. Il che non è... No, qua ci sono delle guardie. Ci sono giusto 2 guardie lì in fondo, ma penso sia la soluzione migliore a mani basse. Mi sta sorgendo un po' il Mazzarri. Dov'è il volo? Oh, tu non ce l'hai come, vero? Stiamo zitti. Lì c'è la scritta. Il record era tipo di quasi 800. 985 scortati anche dal nostro amico in elicottero. La sfida più bella, più semplice, più stupida, Michael. Andrò in casa di cura uno di questi giorni, no? Perché mi prenderanno per matto. Non c'era finito un razzo. Grazie, che bella l'autostrada, mi era mancata tantissimo. Michael De Santa, vola, sprigiona la tua energia. Mostraci la stessa forza con cui hai fatto Jimmy. Oddio, è tipo il paracadute con la gravità. Michael ha raggiunto l'illuminazione, è tipo diventato l'essere supremo e ora è Lester. Può sembrare che stia zoppicando, ma non è assolutamente vero. Si autonerfa perché sa di essere troppo forte. Lui sa di essere letteralmente il più forte di tutti e allora si finge zoppo. Tonia, abbiamo un rapporto molto travagliato io e te. Non mi devi picchiare, stavo scherzando, permalosa, non potete investirla. Vai Lester, cioè io non l'ho più avuto il volo, l'ho avuto una volta però subito dopo il buco nero. Sapete qual è la cosa più bella? Che il buco nero ha una possibilità su 10 di 2 di spawnare. Il volo di 5. Io non voglio essere, cioè, nel senso, complottista contro questo gioco. Ma c'è un qualche problema. Capiamo che c'è un qualche problema. Ripeto, 2 di possibilità su 10. 5 al volo. Ho solo il buco nero, ma basta. No, ma io ero fermo, Lester. Lester, tieni duro. Lester, l'unico che può correre nel vuoto. L'unico che riesce a superare un buco nero. Lester Crest, il personaggio più forte di GTA 5. Entra in record. E lui deve atterrare là dentro. Deve semplicemente atterrare là dentro. Tonia, metti giù quella chiave. Avesse avuto quella mazza vedove che avevo io, era finita. No, zio, 510. Serviva Lester. Tonia, amici del cuore, eh? Come guidi? Cosa fai con sta ruota? Ma c'hai tipo il morbo. Oh, ma questo è più veloce di me. Ma per fortuna che non c'ha un Kalashnikov. Buco nero preoccupante, signori. Ora solo una cosa non dobbiamo avere. Il volo. Se ci dai il volo adesso, puoi atterrare a un disastro. Lester, ce la chiudiamo. Buco nero. Buco nero potrebbe essere la nostra fine. No, 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 no. Qua. No, non devi cadere che quel coso ci aspira. Facciamo la strada normale. Sparisci. Lester è tipo il guerriero finale, tipo Goku davanti a ciò che ne è rimasto del petardo di Capodanno Krillin. Signori, i cancelli decreteranno la nostra vittoria. Con Lester, io ve l'avevo detto, sfida completamente distrutta. Siamo arrivati al momento della sfida extreme, il momento più complicato, dove una volta bullizzata la sfida, come abbiamo ovviamente fatto con Lester, la facciamo al contrario. 5 tentativi, con in mezzo altri 3 effetti molto molto fastidiosi e in più perenni 2 stelle di polizia. Mi accontenterei anche solo di arrivare all'ospedale. Ah, ma noi siamo più intelligenti. Noi
noi siamo più intelligenti di questa sfida. Perché noi, visto che lui non ci darà sicuramente il volo, ce lo facciamo da soli. Saliamo su quel coso qua e via di paracadute. Ma c'è un orso su uno scooter. Letteralmente già vinta. Niente buco nero, signori, con un solo paracadute. Noi scriviamo la storia di questa sfida, perché siamo già arrivati al coso. Non toccheremo neanche il pavimento. Diventerà una challenge de Florislava. Chiaramente, nel senso, uno fa un attimo un conto e capisce che è passato molto molto tempo dall'ultimo buco nero, quindi la possibilità che possa uscire è veramente molto elevata. Però diciamo che ogni volta ha la stessa possibilità degli altri, essendo anche molto più raro. Non vedo perché devo sempre pensare in modo così negativo. By the way, noi siamo comunque arrivati già nel checkpoint dell'ospedale. Questa cosa mi arriva forse nel momento meno opportuno, perché devo attraversare un'autostrada. Ma non c'è un buco, vero? No. Però se salto giù di qua mi ammazzo. Manteniamo la calma, perché forse già alla prima noi ce la vinciamo. Forse, un forse molto regalato, ma noi comunque... Peccato, perché eravamo veramente molto avanti. Ora che ci faccio... No, questi li odio. Mi piace il vostro raduno di San Patrignano, però io non vorrei partecipare, vorrei andare avanti. Signori, la magnifica, incredibile, meravigliosa Tonia. Tonia, che succede? Vai avanti. Benissimo. Questi qua diventano letteralmente il diavolo, perché se uno esplode, si passano l'esplosione, esplodono tutti. Tonia, ancora lei. Il miracolo ha un solo nome. Il cognome non lo so, però Tonia. Siamo nel magico mondo di Ritardolandia. Questo è il quarto tentativo, ora che ci faccio caso. O forse no. No, è il terzo tentativo. Il primo col paracadute, il secondo con Tonia contro il pino. Sono cinque in totale. È successo esattamente quello che ho detto neanche due minuti fa. È lui o non è lui? Dopo il potente crash è disceso su di noi lo Spirito Santo. Siamo diventati Franco. Tony è arrivata in orario e questa è la nostra penultima vita. Questa cosa magari no, Tony, no 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 no. Confido che non prenderà il volo. Tony, tu devi avere un disturbo mentale, perché il punto dove devi andare tu... Non voglio insultarla. Signori, per quest'ultimo tentativo siamo diventati una specie di abominio. Dategli un nome se volete. Una specie di porcaro Bobby Pantera Rosa con la coda. È un po' strana come situazione, però è esattamente quella che ci serve per vincere. È sempre più veloce la Pantera Rosa, però. Portiamo un peso importante, anche perché il porcaro sarà all'incirca... Il porcaro all'incirca sarà sul quintale. Benissimo. Vi avevo promesso una vittoria. Non vi ho detto come sarebbe arrivata, ma ve l'ho promessa. Io non ci posso credere. Cioè, Scooter Brother è riuscito a dividermi la fusione maestra. È andata male. Comunque, l'abbiamo vinta. Non l'abbiamo... Vabbè, la versione extreme era giusto per pagliacciarcela un attimo. Era letteralmente improbabile. È andata comunque bene. Io confido in quest'ultimo coso bonus, dove Tonia ci porterà a tagliare il traguardo all'aeroporto. Vero, Tonia, che lo farai? Non so perché a questo punto lei trova sempre la strada per andare verso destra, quando anche il navigatore ti spinge dritto. Sei letteralmente inutile. È ritornata Tonia. È l'ultimo tentativo. Quello bonus. Quello finale. Quello leggendario. Scemo più scemo mi trovo sempre. Vuoi veramente vedere che col coso bonus... No, vabbè, no, come fai a vincere? Devo arrivare là in fondo. Però perché andare su è più facile e tornare indietro è meno facile? Non è successo. No, Tonia! L'unica cosa sensata che potevo vedere. Sei armata, però non mi odi, vero, Tonia? No, Tonia, no! Tonia, no! No, non così. Non così, non con Scooter... Non per niente è la mia nemesi, Scooter Brother, insomma. Va bene così, signori. L'abbiamo comunque vinta.